Un saluto a tutti e ben ritrovati a TheWorld125 con un nuovo replay di Company of Heroes 2. Allora, è passato un po' di tempo dall'ultimo replay che vi ho mostrato su questo gioco perché ero in attesa di qualche cambiamento relativo al bilanciamento e alla revisione un po' delle fazioni. È uscita una patch abbastanza corposa che ha cambiato alcune meccaniche, ad esempio adesso si possono utilizzare massimo un carro pesante da Colin, ma la maggior parte dei cambi che erano stati previsti, ovvero proprio cambi all'interno del tech tree, diciamo, proprio delle strutture di base del gioco, non ci sono stati rimandati per l'ennesima volta da Relic, che dimostra ancora una volta come siano molto coraggiosi nelle scelte quelli della Relic. Prima di fare una cosa ci mettono 100 anni. Quindi diciamo che sono ancora in attesa di un cambiamento radicale, comunque un cambiamento alle basi del gioco, perché davvero il sistema dei comandanti non mi piace a me personalmente, non mi piace, e per quanto abbiano limitato a uno il numero di carri pesanti, ad esempio il Tide Tiger ne puoi chiamare solo uno, mentre prima era molto comune fare tier 1, tier 2 e chiamare due Tiger, o comunque fare il Tiger e andare solo con quel carro pesante. Stessa cosa per i sovietici, per quanto riguarda ad esempio abbiamo la dottrina dell'Armored Assault, che c'ha solo carri pesanti alla fine, però non hanno fissato ad esempio i T-34-85, cioè tu di T-34-85 ne puoi ancora spammare quante ne vuoi, quindi già ne hai due, ne puoi spammare 4, 8, cioè 8 la vedo difficile, 2, 4, 6, eccetera, eccetera. Quindi già lì ha dimostrato che le patch le fanno un po' col sederino, perché se fixi una cosa, perché non blocchi anche i T-34-85. Ci sono unità ancora come i T-34 sovietici che sono abbastanza inutilizzabili da quello che ho visto, perché ho fatto un po' di partite con un mio amico e T-34 normali sono abbastanza puzzosi ancora. Comunque, bando alle ciance, togliamo la pausa. Ci sono ancora un po' di cose che non mi sconfiggono, quindi rimango ancora in attesa di una patch più definitiva, diciamo, che dovrebbe arrivare, hanno detto, in giro di poco tempo. Hanno detto che non faranno aspettare altri me 6 mesi per una patch corposa. Comunque, io come al solito, come tutti, come avete mai imparato a conoscere, userò la Wehrmacht, il mio avversario i Soviets. La classica partenza come Wehrmacht con tier 1 per i granatieri. Mentre il mio avversario va per il tier 2. E già qua, pausa un attimo. E già qua c'è una cosa che vorrei che fissassero. Perché se noi togliamo la nebbia di guerra. Ok, adesso non so perché la faccio vedere come se ci fosse. Vabbè, la nebbia di guerra è buggata anche qua. Molto bello. Comunque, fate conto che qua non si vede la mappa. Voi nella nebbia di guerra potete vedere cosa sta costruendo il vostro nemico. Come ogni match d'abitudine che avevo preso guardando le live dei top player di Company of Heroes, vado a vedere cosa c'era nella sua base e stava costruendo il tier 2, perché si vede nettamente che questo è un edificio del tier 2, mentre quello del tier 1 è più simile a questa struttura qua come forma di fondamenta. E quindi vado già a prevedere, adesso vedete si vede benissimo qua in questo caso, vado a prevedere proprio che se uno va a tier 2 così presto è perché vuole fare delle maxim. Quindi sapevo già che il mio avversario molto probabilmente sarebbe andato per delle maxim. E vedrete che avrò ragione. Infatti andrò subito a prendere il counter per le maxim. Esatto, vedete qua, maxim. Quindi spero che fissino questa cosa, perché sì, mi ha dato un vantaggio a me, quindi non mi dovrei lamentare, però. In quanto a un gioco di strategia, se uno sceglie di fare con i sovietici, comunque una scelta con i sovietici, non puoi fare tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Devi scegliere tipo o tier 1, tier 2, o tier 3, o tier 4. Comunque te la devi giocare anche con i comandanti, soprattutto con i sovietici. Se io scelgo di giocare tier 2 con i sovietici, non mi puoi spoilerare che vado subito alla sorpresa che utilizzo le maxim. Se no, io sarei andato, ad esempio, adesso vedrete che qua, vabbè, parte il mio classico cap horde. Vedo oltretutto che oltre al tier 2 vedo anche che lui va a occupare l'edificio qua davanti per tenerlo occupato per una maxim. Quindi la mia risposta qual è? Un bel mortaio, un bel GRV34 Mortar. E vedete che infatti lui aveva occupato l'edificio per essere occupato dalla maxim. Io avevo previsto già tutto, un minimo di esperienza a questo gioco ce l'ho, per quanto gente dica sei una buona, una buona. Ne ho di esperienza a questo gioco e vado per un mortaio, perché sennò mi avrebbe bloccato completamente il punto centrale. Questa unità la mando adesso in questo caso a cappare il punto munizioni da questo lato. E quest'altra qua un po' va
vada a questo lato ad assicurarsi all'alto punto munizioni, mentre i miei pionieri li ho mandati dopo aver fatto questo pratico filo spinato qua, che è utilissimo, perché se voi non potete, non vi fate girare da questo lato, è molto più difficile per l'avversario conquistare il posto punto fuel. Adesso lo mando a mettere il punto vittoria. Il mio avversario saggiamente decide di capparmi il cutoff per il punto munizioni, mentre il cutoff per quanto riguarda il fuel è questo qua. Adesso è bello vedere come, se tu li hai in old fire, adesso non so perché di qua dica weapon free, l'avevo messo in old fire perché non sparasse, holding fire, e vedrete che spara nonostante tutto. Questo è bello vedere come le cose funzionino. Adesso vedete, io appena vado qua a conquistare il punto, lui arriva con i suoi coscritti e i miei pionieri. Adesso li faccio muovere in questa direzione per andare a conquistarmi il punto centrale. E vedete? Qui non l'ho detto nulla io, Non gli ho detto nulla. E spara qua. Io lo stavo tenendo in hold fire per sparare poi sulla casa. È bello vedere come le cose funzionano. Molto bello vedere come le cose funzionano. Per carità, mi ha avvantaggiato in questo scontro, perché comunque gli ho inflitto dei danni, però qua scontro fra due. Anche qua hanno messo le siepi in questo lato, in modo tale che non mi prendesse la copertura verde al primo colpo. Ha scelto di fare anche subito lo sminatore, scelta interessante, quindi diciamo che non ho potuto giocare molto di mine offensive. Io tendo a utilizzare non tanto le mine in modo difensivo quanto in modo offensivo, soprattutto quelle... vediamo un po' dove sono. Perché non me le fa vedere? Vabbè, non me le fa vedere con i pionieri, non so per quale motivo. Eccole qua, con B, soprattutto queste qua, quelle anti-uomo, che le trovo molto utili. Tanto lui riesce a sopprimermi questa squadra, la ritiro immediatamente e adesso faccio finalmente sparare il mortaio contro questo edificio, in modo tale da incominciare a fargli un po' di danno. Qua scontro abbastanza alla pari, distanza medio breve direi, o medio lunga, non so, non ho mai capito la differenza tra lungo e breve in questo gioco, perché sono talmente corte le mappe brevi che capire cos'è breve e cos'è lungo è difficile. Comunque direi lunga distanza e i miei granatieri dovrebbero essere favoriti, ma dall'andamento dello scontro, anzi no, sì, quindi i miei granatieri sono favoriti. Maxim di supporto, adesso qua li probabilmente, se non mi ricordo male, la flankerò. Questo è il primo match in competitivo che ho fatto da non so quanti mesi. Tanto lì qua vado ad attaccarmi il mio punto fuel, qua ritirare, via, si salvano. Adesso vediamo, eccoli qua, flank riuscito, granata. E qua sono un po' sfortunato perché avrei potuto wiparle, erano tutti vicini. Un po' di sfortuna c'è, lui si ritira. Adesso qua vado con questa squadra da due uomini a conquistare il punto vittoria, e con quest'altra a conquistare il punto fuel del mio nemico, in modo tale che abbiamo fatto una specie di scambio fuel al momento. Qua vado a... Qua mini blobberino, mini blob con due squadre, però c'è una non lo considero un vero blob perché alla fine c'è una squadra di pionieri che serve a poco, oltretutto con lo sminatore. Qua faccio un bel po' di danni, ma è tempo di ritirarsi, ottimo. E qua si cattura il fuel e il punto vittoria. Granatieri che arrivano in supporto, questi vanno a prendersi il loro punto munizioni. Partita abbastanza equilibrata per il momento. Qua si ritirano appena vede i miei granatieri. Ottimo, buono così. Adesso ho già teccato a tier 1, mentre il mio avversario ha scelto di fare 1, 2, 3, 4 granatieri coscritti, una maxima e lo sminatore. Attenzione, vediamo qua, intende andare a prendersi la casa. Interessante, forse avrei dovuto anche utilizzare il filo spinato per questa zona, sarebbe stato molto utile. Qua scontro avvicinato, i coscritti sono favoriti. Diciamo che c'è il supporto del mortaio che potrebbe creare un po' di danni. Fuel intanto del mio nemico preso. Qua Maxim più coscritti in supporto, mi ritiro immediatamente. Qua sto costruendo anche un bunker medico perché ne ho bisogno. Qua li fa ritirare perché era sotto il fuoco del mio mortaio. Quindi diciamo che per adesso lui ha avuto il controllo dei punti vittoria, ma il fuel è stato abbastanza 50-50, perché
Quando lui ha catturato questo, io ho catturato il suo, adesso io andrò a catturare il mio. Quindi tutto abbastanza nella norma per adesso. Vediamo che lui riprova ad arrassarmi il mio fuel. Decido di utilizzare, di andare per panzergranatieri. In modo tale che con il coscritto dovrei aver avuto la meglio. Qua attenzione, mi concentro sugli sminatori. Vediamo, scontro avvicinato, uno non può sparare perché c'è lo sminatore. MP40 sono più forti del Mosin Nagant, vediamo. E qua di nuovo fortunato, riesce a salvarsi per il pelo. Qua 2 contro 1, deve ritirarsi. Qua sto andando a riprendere il punto vittoria, visto che la sua Maxim era qua a catturare il fuel. Panzergranatieri pronti all'azione, qua pionieri alla conquista del punto vittoria, mentre lui qua prova ad arrassarmi il mio punto munizioni. Mortaio che ha già fatto, è già vettuno, già con 5 kill e un sacco di danno, quindi davvero il mortaio è stata, grazie ad aver spoilerato, il tier 2 praticamente mi ha reso la vita molto più facile. Attenzione, granata che va a segno. Qua avevo visto che c'era la Maxim, infatti mi vado a nascondere dietro questa mini foresta e vado a bombardare nuovamente la Maxim col mortaio. Intanto qua stavo portando anche i panzergranatieri a dare supporto, mentre qua attenzione, lui va a mirare il mio mortaio, che ha capito che era l'unità che gli dà più fastidio. Lo ritiro immediatamente e vanno anche i panzergranatieri a dar fastidio. Colpo micidiale. Comunque, 3 unità contro 2, di cui uno è un panzergranatiere che ha distanza vicina, è davvero utile. Qua, cazzo, mi hanno scavalcato, peccato. Qua li ritiro immediatamente, anche se è stata una mossa un po' azzardata. E adesso qua mi sposterò con queste unità, le sposterò da questo lato. Tanto lui va qua. Tanto qua mossa intelligente. Va a mettere una demolition charge. Cosa che non ho mai capito, perché i sovietici abbiano le demolition charge mentre qualsiasi fazione dell'asse non le ha. Sinceramente non ho capito. Qua non lo sapevo. Non avevo fatto lo sminatore. Mentre il mio avversario ha scelto l'unità, ha scelto l'armored car, quello con la radio. Qua la evito per puro culo. Purtroppo qua arriva un blobberino mio. Un blobberino per riprendere il mio lato. Attenzione! E i panzergranatieri faranno una brutta fine. Eccoli lì. Lui aveva visione, perché comunque vedeva che stava arrivando da qua. Tanto qua sto prendendo il punto suo punto vittoria. Vado immediatamente a rifarli mentre sto teccando anche a tier 2. E ho scelto anche di fare una Maxim per bloccare i suoi tentativi di arrassarmi e attaccarmi da questo lato. Tanto qua la Maxim, sì, la MG42 riesce a respingere il blob comunque, le unità del mio nemico. E vado a posizionarla qua in modalità difensiva per conquistare il punto vittoria. Il mio avversario adesso mi sta conquistando il mio punto, i miei punti vittoria, il mio cutoff per le munizioni. Interessante mossa, sempre la sua. Qua scavalca, eccolo qua. Stavo semplicemente attendendo un attimo. E via a conquistare il punto fuel del nemico. Qua anche lui ha un'unità che non sa cosa stia ben facendo. Qua il mortaio con già quante kill? 7 kill. Interessante, forse posso fare un po' più di zoom. Sì, forse è meglio così. 7 kill per il mio mortaio. Si ritira, soft retreat perché non schiaccia il tasto, ma semplicemente utilizza la modalità urra per andare all'indietro e andare a prendere il suo fuel. MG42 che fa parecchi danni, VET2, qua altro sconto, granata, down, caput. Questi li ritiro perché hanno 2 contro 1, vittoria da parte mia qua perché sono riuscito finalmente a uccidergli la prima unità, penso dall'inizio gioco. Inizio della partita. Qua MG42 in posizione difensiva che bloccasse questo lato. Panzergranatieri ha conquistato questo punto e lui si sta riprendendo il suo punto vittoria. Il suo punto fuel, scusate. Punti vittoria siamo nettamente in vantaggio dal suo lato, ma poco male.
Lui si ritira e utilizza la Maxim per sopprimere i miei panzeri granatieri. Cerco di ritirarli, ma non ce la faccio. Attenzione, qua di nuovo granata. Aggiudicare penso di sì, eccola. E riesce a ritirarsi per il rotto della cuffia, che va fortunato. Mentre il mio... E qua vorrei mettere in pausa e vedere la mossa che praticamente mi ha fatto vincere la partita, penso. Fog War. Io vedo che lui sta uscendo dall'edificio. O forse non è in questo caso. No, non è in questo caso, ho sbagliato un momento. Mi ricordavo la partita, ma non è in questo caso. Qua riesce a sopprimerli. E li ritiro, via. Qua c'è un po' di unità che si stanno muovendo. E arriva anche un pack 40, perché avevo visto che è andato a costruire il... la Mechanized Armor Company. Quindi quella col Katyusha e il Su-76, che è stata una delle piacevoli sorprese. Una delle piacevoli sorprese, è stato abbastanza ribilanciato ed è un light anti-tank gun, insomma, adesso questo ha più compiti anticarro il Su-76. Tanto qua vediamo. Pionieri contro squadra di coscritti a bassissima vita. 2. 1, via, caput. Seconda unità uccisa. Adesso qua questa squadra qua purtroppo è di nuovo sotto soppressione, la ritiro. Li lascio questi qua più distanti in modo tale che possano far ritirare il mio nemico. Qua stavo pushando da questo lato, sia con i pionieri sia con i granatieri. Qua l'NMG, sento sparare l'NMG. Bloccato il tentativo di push da questo lato. E qua ero davvero indeciso se teccare a tier 3, che è davvero una mossa azzardata per i tedeschi, oppure costruire il tier 2, il tier 3, scusate. Tanto qua arriva un Katyusha, e anche un anti-tank. Eccola qua, questa è la mossa che mi ha fatto vincere la partita, penso. Io qua, anche se c'è la nebbia di guerra, perché non mi fa vedere la nebbia di guerra? Non dovrei vedere, ah ok, devo vedere così. Vedete, io riuscivo a vedere che lui stava spostando questa unità. La vedevo. Però qua non vedo. Ok, ecco qua. Vedete, qua ero già pronto. Ero già pronto a tirare la granata. Appena l'ho visto, granata. Poi appena l'ho visto, ero già pronto col tasso della granata. Questo me lo ricordo perché ero contento di me stesso. Perché avevo visto che da qua si stava muovendo qua. E stava venendo a prendermi il mio punto. E qua voglio prendergli la Maxim. Tanto Katyusha qua scappa immediatamente. Fuga. Katyusha che mira al mio mortaio. E invece va a prendere questa squadra qua che cerco di ritirare. Qua non me ne ero accorto sinceramente. Non me ne ero minimamente accorto, se devo essere sincero. Stavo cercando di prendere il controllo della Maxim, guardando se ce l'avessi fatta, e ce l'ho fatta. In questo caso ritiratevi. Situazione adesso abbastanza in mio vantaggio, anche se ho perso un granatiere, perché lui ha tre squadre di coscritti, di cui solo una vettata, se non mi sbaglio. Sì, due vettate, quindi sono abbastanza freschi come unità. Mentre le mie sono comunque unità tutte vettate, e comunque i panzer granatieri che massacrano a distanza ravvicinata i coscritti. Quindi situazione che si mette bene per me. Mortaio avete 2 con 8 kill, un sacco di danno fatto. Mentre vediamo i panzer granatieri che si buttano nello scontro. Il loro STG-44, distanza ravvicinata. Vediamo, lui non se ne accorge. Caput, caput, caput. We claim a kill. Granatieri che vanno all'attacco. E lui è costretto a ritirare il suo... Cosa, alla fine avevo deciso di teccare tier 3, visto che mi vedeva abbastanza in vantaggio lo scontro, lui aveva scelto il Katyusha. Avevo anche previsto che fosse andato per Armored Car o comunque per quello col T-34. 85 sempre. Qua vediamo granata di nuovo. Bam, un uomo. Boom, qua avevo scelto invece il mio comandante preferito, German Mechanized Doctrine, con il Panzer Command, il Panzer 4 Comando e l'artiglieria, che poteva tornarmi estremamente utile una volta eliminato il Katyusha. Intanto in questo momento vado a posizionare la mia Maxim in questo lato.
Qua stavo costruendo il tier 4. Katyusha? Katyusha dove? Pronti i panzergranatieri che li faccio scappare. Tiro missato. E qua non appena ho finito il tier 4, lui si accorge, si rende conto che aveva due unità, un anti-tank, e io stavo per andare, ero indeciso tra Panther e Brumbar, sinceramente. Brumbar! Ma avrei fatto il Panther, onestamente avrei fatto il Panther. E quindi si rende conto che è spacciato, perché sinceramente avrebbe dovuto attendere parecchio fuel ancora per poter chiamare o un IS-2 o un T-34-85, una coppia di T-34-85. Quindi Victoire, io potevo chiamare a brevissimo avrei chiamato un Panther, quindi avrei avuto la superiorità, avrei rushato come se non ci fosse un domani per il Katyusha. Questa è la mia prima partita automatch, dopo aver giocato un po' con un mio amico per vedere un po' le novità. Sono soddisfatto per le mitragliatrici, che le vedo che sopprimono un po' più velocemente. Ci sono ancora unità che non mi sconfinfrano, ad esempio per quanto sempre riguarda i sovietici, il tier 2, il tier 1 e i plotoni penali, o anal platoon come li chiamo io, sono ancora abbastanza inutilizzati. Spero realmente che Relic si dia una mossa a rilasciare i cambi che erano stati annunciati nell'alfa, quindi con cambi di bollettini, cambi di comandanti che dovrebbero essere, da quanto capito, dovrebbero essere legati alle strutture adesso. Quindi se vuoi chiamare comunque unità di tier, unità tipo il T-34, devi fare ad esempio almeno il tier 3 o il tier 4, come ha fatto lui adesso, quindi sarebbe molto più difficile, molto più tattico. Stessa cosa per i tedeschi, per fare il Tiger dovresti aver fatto tier 3 o tier 4. Quindi c'erano questi cambi succosi nell'alfa che non sono ancora stati rilasciati. Ci sono anche i britannici in arrivo, secondo me saranno una stronzata i britannici. Non perché odi i britannici, ma perché semplicemente andranno a aggiungere altre unità, altri sbilanciamenti, altre cose. Quindi avrei preferito che il gioco rimanesse così, anche perché adesso ci saranno tre unità alleate contro due tedesche. Quindi bisogna cercare di... Un casino. Comunque, attenderò ancora quella patch che vi ho detto, che dovrebbe arrivare, spero, nel giro di settimane, massimo un paio di mesi. Per il momento è tutto da The Wall, un saluto alla prossima. Ciao ciao!